Ai ragazzi si insegna che la più grande vittoria è poter essere se stessi ogni giorno. Le dimissioni del sindaco Paola Mancuso. Un consiglio che ha confermato le posizioni delle diverse componenti, compresa quella dello stesso primo cittadino, che confida in una riappacificazione con la sua maggioranza nei 20 giorni che restano prima che le dimissioni diventino effettive. Ritengo che fosse un consiglio comunale nel quale era doveroso un momento di confronto e di chiarezza. Ho preso atto soprattutto su quelle che sono state le contestazioni o comunque le rivendicazioni sulle questioni urbanistiche da parte del gruppo di maggioranza. Le condivido dal punto di vista degli obiettivi. Ho aperto nel mio discorso iniziale dicendo appunto che serviva in quella materia una chiarezza e che peraltro questa chiarezza doveva essere ricercata esternamente. Qualunque sia l'esito, assumeremo in modo trasparente i provvedimenti che dovranno essere presi. Quindi considero questo un passo di chiarezza e un passo avanti anche sul metodo, perché se c'è un unico modo per salvare questa amministrazione è quello di una piattaforma programmatica che sulle singole questioni dia un impegno collettivo, che sono alla fine hanno avuto, pur nella libertà di chiarimento e di polemica, hanno avuto una risposta. Laddove si rivendica la continuità e si ha un programma elettorale ancora da attuare, dovrebbe teoricamente non essere difficile individuare gli obiettivi condivisi. Io sono arrivata a questa decisione perché ritengo assolutamente inutile un atteggiamento di deresponsabilizzazione su un quadro programmatico e sul bilancio preventivo. Non ho alcun motivo di continuare a lavorare nell'incertezza di che cosa succede l'indomani. Nel frattempo la Giunta andrà avanti con l'approvazione del bilancio. Io ho intenzione di portare il bilancio previsione prima della scadenza dei 20 giorni della delega. La prossima settimana. Credo che domani ne approveremo una proposta per confrontarla col gruppo di maggioranza e andare velocemente al deposito, agli atti, per fare l'assemblea pubblica. Io ritengo che saranno 15 giorni veramente pesanti, ma che l'ultimo appello di questa amministrazione si giochi in questi 20 giorni. Se le condizioni dovessero rimanere queste, io non revocherò le deleghe. Io la mia scelta l'ho fatta, ho chiarito che se non cambia questo contesto e non si danno una garanzia ai cittadini, non di come ci si alza la mattina, ma di un quadro programmatico sicuro, credo che non sia possibile andare avanti, non sarebbe responsabile, non sarebbe la politica che intendo fare domani. Okay.